Doppia ricorrenza quest'anno ad Assisi, alla solennità del perdono nel santuario della Porziuncola, che si è aperto oggi e terminerà domani 2 agosto, si aggiunge la chiusura dell'ottavo centenario del perdono di Assisi, giubileo inaugurato il 2 agosto dello scorso anno. 2 giorni dopo ci fu il pellegrinaggio privato di Papa Francesco alla Porziuncola. Domani 2 agosto sarà il segretario di Stato, cardinale Pietro Parolin, a chiudere con una solenne celebrazione il giubileo del perdono. Alle 11 di oggi il ministro generale dei frati minori ha presieduto la solenne messa che è terminata con la processione di apertura del perdono. I pellegrini e le confraternite di Assisi alle ore 16:15 sono partiti dalla piazza San Francesco ad Assisi. Da lì la processione è giunta a Santa Maria degli Angeli intorno alle ore 17:30 e alle ore 19 è entrata in basilica per la celebrazione dei primi vespri presieduti da Monsignor Domenico Sorrentino. Noi lo abbiamo intervistato. Che siamo in una società che soffre di mancanza di senso, di mancanza di speranza, soffre di una grande crisi delle relazioni, è una società che ancora vede nel panorama mondiale tante guerre, tante sofferenze, tanto sangue. È proprio necessario fare esperienza di perdono vicendevole, ma questa esperienza non si può fare se prima non facciamo l'esperienza del perdono di Dio. Abbiamo bisogno di Dio, abbiamo bisogno di ritrovarlo come senso della nostra vita. E in questa chiesa, in questa piccola chiesa, la sua Porziuncola, Francesco ci aiuta. In questa chiesa egli domandò al Signore una grande grazia, e cioè che tutti quelli che con grande pentimento di cuore fossero qui venuti potessero ricevere una energia supplementare, per così dire, per poter non soltanto superare il peccato, ma anche guarire i residui, i postumi del peccato, dunque una guarigione piena. L'uomo ha bisogno di essere guarito. Ecco, il perdono di Dio ci aiuta a guarire pienamente e ci aiuta anche a guarire i nostri rapporti, ad essere capaci di perdonarci gli uni gli altri.